Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, faccio un video di prova degli ombretti delle palettine che vi ho swatchato negli scorsi video, che mi sono accorto ovviamente che non essere palette complete, ma io voglio fare lo stesso una prova sugli occhi di un trucco che sia fattibile con queste sole due palettine, con queste sole palettine, insomma, divise per marchio. Non faccio un trucco completo neanche dell'occhio, ve lo dico perché qui ci sono 37 gradi, c'è un caldo che si scoppia e la mia faccia continua a sudare, a gocciolare, e quindi anche mettere mascara e matite non ha senso perché comunque nel giro di 5 minuti se ne andrebbe tutto, anche il waterproof vi assicuro perché comunque toccando la palpebra, sulle ciglia si scioglie. Quindi cominciamo subito e partirei con con le palettine di Winnie, quindi questa in particolare. Allora, voglio provare a fare un trucco con questo che è il mio colore preferito e poi magari sfumarlo con questo, anche se non so come verrà perché appunto purtroppo questi matte non sono super performanti. Allora, mi asciugo l'occhio con un fazzolettino perché siamo in queste condizioni e naturalmente metto il primer di Mesauda perché altrimenti non riesco neanche a truccarmi. Scusate, il Mesauda di Mulac, mi sbaglio tutte le volte. Questo di Mulac che è il Fix the Chaos, quindi aggiusta il caos sarebbe. E ottimo questo primer, soprattutto per chi come me ha la palpebra che soprattutto con il caldo tende a diventare oleosa, ne basta poco. È un primer appiccicoso ma che si setta come matte, io poi lo tampono così col dito. È anche un po' colorato, quindi di un color carne neutro, quindi va ad omogenizzare il colore della palpebra, quindi nasconde i capillari, insomma le varie discromie. Cosa avete ciglia oggi? Sentite il caldo, si arricciano anche le ciglia con questo caldo umido. E vado a prendere quindi con un pennello d'applicazione abbastanza grosso questo colore perché voglio fare una sorta di smokey, diciamo, sulla palpebra, in questo colore qui, e vado a metterlo sulla palpebra mobile. Sicuramente ci vuole un po' di pazienza a costruire il colore perché questi colori rendono meglio applicati col dito, però voglio fare un trucco un po' più, tra virgolette, professional, quindi ecco, vedete che ho scordato di mettere lo scotch e con la forma della mia palpebra si forma subito la macchia lì che dopo andremo a correggere, anzi farò prima tutto il trucco e poi andrò a correggerla. Guardate che bello che è. È un colore proprio, sì, colore grigio, blu, canna da zucchero proprio, bellissimo. E canna da zucchero. carta da zucchero, mamma mia. Niente, il caldo mi sta facendo sbiellare, quindi se non viene un po' di fresco non so come staranno i miei neuroni nei prossimi giorni. Poi prendo il blu, questo matte di fianco al violetto. E vado appunto a fare un pochino di piega che preferivo fare con un colore tipo un marroncino freddo per fare proprio l'ombreggiatura, visto che io non ho la piega palpebrale visibile, ma non so, ho detto voglio usare solo questa palettina, quindi questo sono sfumabili e anche costruibili perché come vi dicevo non sono molto pigmentati, non hanno neanche tanto fallout, che invece mi aspettavo proprio che si sgretolassero a lavorarli sull'occhio, invece no, devo dire che è bello, 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 molto belli. Ecco, adesso ovviamente sfumo meglio qui con un altro colore e poi faccio la correzione qui della riga dell'occhio, della linea dell'occhio. Allora,
ci metto anche questo colorino un po' più chiaro, questo azzurro sempre shimmer, per sfumare un pochino i bordi del blu, senza però annullarlo. Quindi vado con un pennello un po' più da precisione e poi, una volta che l'ho depositato, sfumo tutto con un altro pennellino pulito da sfumatura, piccolo. Sono salita molto, vedete? Io ho molto spazio comunque tra le sopracciglia e l'occhio, però sono salita molto per il discorso di comunque cancellare la palpebra mobile. Qui eventualmente, no, niente, non ce la faccio, diciamo nascondere la palpebra fissa che cade su quella mobile, quindi alzare un po' l'occhio. E a questo punto, se volete, potete aggiungere un po' di cipria neutra, oppure, perché adesso vedete io sono salita troppo, quindi correggerò, un po' di cipria neutra oppure un po' di colore chiaro, anche shimmer, per poi diciamo andare a correggere un pochino l'altezza dell'ombretto. Allora adesso vado a mettere un altro po' di questo ombretto blu canna da zucchero, perché si è un po' perso nella sfumatura secondo me, e poi vado nell'angolo interno a aggiungere un pochino dell'azzurrino di fianco un po' più chiaro per fare questa specie di punto luce. Io direi che sono molto belli. Adesso vado a fare un pochino di contorno all'occhio con il blu scuro, quindi faccio così, anche per darmi una guida più precisa di quando andrò a ripulire il tutto. Ok, e poi con lo stesso blu vado sotto e faccio un pochino di bordatura dell'occhio. Guardate che bello con l'occhio castano che ha questo blu. Ecco, ho ottenuto una sorta di smoky. Mi piace molto. Adesso ovviamente devo ripulire la parte sopra e la parte di lato, però è anche un po' di fallout qua, però come vi dicevo è una prova, non è certo un tutorial, è una prova per vedere la performance di questi ombretti che già adoro. Prendo una salviettina struccante, mi correggo il tutto e poi torno da voi. A prestissimo! Eccomi tornata ragazze con l'occhio ripulito, come vedete, con il make-up giusto. Allora, sembra dal video che segni un po' la texture della pelle, questa texture gli ombretti, però in realtà no, dal vivo non è così. E questo è il risultato finito. Spero che vi piaccia, io li adoro già. Un bacione a tutte e a prestissimo. Ciao!